A una domanda di un giornalista, cosa pensi di questa sceneggiata di Berlusconi? Dissi che secondo me stanno facendo le prove con gli elicotteri per scappare a fine campionato. Boniperdi si infuriò, mi diede 10 milioni di multa. Però fece la stessa domanda all'avvocato Agnelli dopo due giorni e disse l'avvocato Agnelli, 5 milioni li pago io, perché avrei detto le stesse cose. La profezia di Tacconi e Agnelli si rivela completamente sbagliata. Berlusconi, conducendo campagne acquisti faraoniche nel giro di 3 anni, vince tutto. Le sue mosse modificano profondamente il calcio italiano. Il Milan berlusconiano diventa un modello di business che travolge la concorrenza e raccoglie grandi successi. E grazie a tutti! Da parte della squadra, da parte di tutti coloro che hanno collaborato a questo successo, un grazie a voi tutti, un grazie a voi che riempite sempre il nostro stadio, un grazie particolare ai ragazzi della Curva Sud. Siamo orgogliosi di avere dei giovani che credono ancora nei sogni. Non so se abbia già in mente la sua carriera politica, ma certamente ha da piazzare, è un imprenditore dello spettacolo, per cui vuole che la gente si diverta. L'idea decubertiniana non fa parte del concetto berlusconiano di vita, cioè il gusto del partecipare non esiste, bisogna vincere. Il Milan, con i suoi colpi di mercato, costringe le altre società a rincorrerlo. Molte squadre si affannano inutilmente. Il Napoli e l'Inter tengono il passo e la Roma annuncia un grande acquisto. A un certo punto ci cominciano a raccontare che c'è un giocatore pazzesco. Renato. Renato Portaluppi, brasiliano della Roma, ballerino di samba, è un giocatore, tra l'altro è un nazionale in Brasile, scopre la dolce vita con un po' di ritardo in effetti, però la scopre a Roma e si preoccupa più delle mesh che delle ripetute durante gli allenamenti. Presunto asso brasiliano dà il meglio di sé nella Roma by night, ma di pomeriggio sui campi di gioco invece saranno ricordati solo i suoi tanti errori. Credo che Renato abbia battuto forse Falcao solo per quello che riguarda il numero delle donne conquistate. Memorabile fu uno striscione in quegli anni dei tifosi della Roma che esposero allo stadio appunto uno striscione su cui c'era scritto Aridate Cecocchi, facendo riferimento appunto alla celebre coppia comica che è molto conosciuta in Italia. Aridate Cecocchi perché quel Renato, il Renato Portaluppi, era veramente un giocatore mediocre. Renato lascia l'Italia dopo un solo anno. La sua storia è simile a quella del brasiliano Luis Müller. Atteso dal Torino come l'uomo della provvidenza, trascorrerà la stagione a rincorrere una moglie troppo vivace, annoiata dal grigiore della città. Luis Müller è un brasiliano, un ricetto, ombroso, scontroso, uno che vede soltanto la moglie, e la moglie si chiama Jussara, è una bionda, la chiamano la Panterona, è una ragazza molto appariscente che si presenta al campo addirittura prima dello stesso Müller, così giusto per assaggiare il terreno. Come sta il nostro? In forma? Müller? Sì, in forma, sempre in forma. Siete di nuovo insieme, quindi no? È un matrimonio che procede benissimo. Sì, benissimo, io parlo poco italiano. Ma io e Müller sempre bene. Müller verrà ricordato appunto soprattutto per la presenza immancabile di questa moglie che ogni tanto decide di scappare in Brasile e convince il marito a seguirla. Tra fughe, crisi matrimoniali e momentanee riappacificazioni, Müller non riuscirà ad evitare la retrocessione della sua squadra. Di noi nemmeno una nuvola. Il Milan invece non perde un colpo. In campo come sul mercato. Per Berlusconi la squadra sarà anche un veicolo per i suoi futuri successi elettorali ed alcune dichiarazioni dell'epoca suonano già come una piattaforma programmatica. È stata una vittoria della voglia di vincere, una vittoria del nuovo sul vecchio. Quante volte abbiamo dovuto passare sopra le critiche che ci sono venute addosso
quando si cercava di innovare e non si voleva che innovassimo semplicemente per la ragione che nel calcio si era sempre fatto così. Poi è stata anche una vittoria dell'organizzazione, della cura del particolare al generale ed è stata, se mi consente, anche una vittoria della giustizia vera. Ma in Italia, oh dolce Italia, in Italia già prima. Nella seconda metà degli anni Ottanta la politica è già contigua al calcio. Alcuni ministri democristiani sono molto vicini al Napoli. Giulio Andreotti è il nome tutelare della Roma. Le fortune dell'Avellino coincidono con l'ascesa di Ciriaco De Mita. E sul finire del decennio Bettino Craxi interverrà spesso in vicende calcistiche. Il tornaconto della politica era un tornaconto doppio. Il primo, molto chiaro, voti, pubblicità, ma poi anche libidine psicologica, cioè l'idea di dire questa squadra ci penso io funziona, perché il calcio è veramente una incredibile droga. La politica si avvicina al calcio anche perché c'è da gestire l'organizzazione dei mondiali del 90, ma sta per esplodere la violenza negli stadi. Il calcio business ha toccato il suo apice e l'interesse per il pallone arriva anche nei palazzi del potere. Il connubio calcio-politica si fa più stretto, anche perché il paese si sta preparando a ospitare i mondiali del 90. La notizia dell'assegnazione arriva nel 1985, ma in quello stesso anno riesplode un'emergenza difficile da arginare. Il 29 maggio 1985 la finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool si è trasformata in una tragedia. Allo stadio Aysel di Bruxelles sono morti 39 tifosi. Ci troviamo davanti a questa scena apocalittica, praticamente accaduta da pochi minuti, in cui si cominciava a capire, non solo a capire che c'erano le morti, ma a cercare tra le macerie, a cercare di salvare le persone, perché erano praticamente tutte morte per schiacciamento della cassa toracica. Mi ricordo tutta questa scena dello spogliatoio pieno di feriti e la partita non si gioca finché arriva il generale delle forze armate belghe che ci obbliga a rivestirci e a scendere in campo per far sì che arrivassero le camionette delle forze armate a bloccare la curva. La notte dell'Aysel suscita un enorme clamore mediatico. Finisce per rappresentare un punto di non ritorno. Il momento in cui il calcio perde definitivamente la sua innocenza. Quella sera la partita si gioca lo stesso. La Juve vince. Giocatori e tifosi festeggiano nonostante i morti. L'ha vinto la Coppa! Inglesi animali! Bastardi! Assassini! Ed è stata in un certo senso una strage che ha fatto da pietra di paragone per tutto quello che sarebbe successo dopo. Nella seconda metà degli anni Ottanta in Italia si verificano altri gravissimi episodi di violenza. Andiamo avanti. Sì, ho capito che c'è la linea. Stavo anch'io come gli spettatori allibito di fronte a queste immagini che tutte le domeniche o quasi ci tocca vedere. Ma stavolta l'attenzione è minore. Il campionato non si ferma. Quei morti vengono dimenticati presto. C'è il rischio di sporcare l'immagine del calcio italiano in vista dei mondiali. E i soldi in ballo sono tanti. Saranno spesi 6.868 miliardi di lire, più del doppio del previsto. Serviranno a ricostruire gli stadi che ospiteranno le partite. Ma bisogna anche creare le infrastrutture e modernizzare.